In realtà l'oro non si identifica solo con il disgusto, c'è tutta una ampia gamma di emozioni che riesce a suscitare a partire dall'orrore, dal terrore e anche qualcosa che non ha solo a che fare con ciò che è corporeo. Ciao amici di Scrivere Crime, oggi siamo in compagnia di Chiara Sinchetto per parlare del suo libro, perché ha scritto un saggio, il saggio è quello che vi fa vedere, Non aprite quel libro, ed è un saggio sul genere horror. Esatto, Chiara, esatto. la prima domanda è, ma io so già che c'è la risposta in qualche modo in questo libro, cosa c'entra l'horror con il crime? C'è qualche collegamento? Assolutamente, assolutamente sì, c'è un collegamento soprattutto nella mia paura, perché a me tutti i casi di horror che sconfinano con il vero, con i serial killer, con i casi reali, spaventano tantissimo. In realtà questa cosa mi consente già subito di dire che la paura è qualcosa di molto soggettivo, no? Una cosa di cui parlo anche nel saggio, ma in realtà ce ne rendiamo conto tutte le volte che leggiamo un libro, che leggiamo un caso di cronaca, come in questo caso, che vediamo un film, che ci spaventano cose molto diverse. E a proposito di crime, mi vengono in mente delle serie, tra cui Mindhunter, che ho citato anche poi nel saggio, che a me aveva creato un pochi problemi di visione proprio perché sì, è un tipo di horror, è un tipo di paura e di richiamarsi ai casi reali che mi fa molto spavento, no? Perché non è che se leggiamo, vediamo horror, alla fine non dobbiamo avere paura, no? I generi si possono mischiare, eh? Cioè nel io ho questa convinzione, il fatto che il noir possa in qualche modo mischiarsi con l'horror, con il fantasy, eccetera, secondo te? Sì, assolutamente sì. Anzi, credo che oggi veramente ci siano tantissimi generi molto ibridati, cioè ci sono caratteristiche di un genere che entrano in un altro e anzi diventa anche difficile a volte proprio riuscire a suddividerli. E ricordo anche quello che dice l'esempio Loredana Lipperini con Giovanni Arduino in Danza Macabra, che è un po' un riproporre il Danza Macabra di Stephen King aggiornato ad oggi per capire che cosa ne è di tutti quegli archetipi, e lei dice proprio che è difficile isolare in scaffali e in una stessa libreria, ma anche in una stessa immagino videoteca immaginaria, è molto difficile riuscire a suddividerli proprio perché da un genere si passa ad un altro. E non lo so, mi viene in mente anche un film come Fresh, che è un horror che però riesce a mischiare un po' la classica rom-com con poi un esito ben horror, ecco, quindi sì, assolutamente per me sì. Tra l'altro, nel tuo libro, nel tuo saggio edito dalla Svegas Edizioni, tu citi tantissimi libri, anche film, quindi si può prendere anche tanto spunto per fruire di contenuti. E il libro che hai citato, Danza Macabra, io me l'ero appuntato perché lo voglio prendere, Ah, è me molto lo voglio bello. leggere. Perché ci piace così tanto il genere horror? Perché ci piace così tanto aver paura? Perché andiamo a cercare quel brivido? Guarda, allora io un po' la risposta l'ho cercata proprio perché, come racconto anche nel saggio, in realtà io sono sempre stata molto fifona nella vita reale, cioè sono nata proprio da bambina molto fifona che si spaventava per molte cose. E secondo me la cosa bella di leggere un libro o di vedere un film horror, è proprio il fatto che lì stiamo a distanza. Quindi, insomma, un po' di cose le ho incontrate anche nei miei studi di filosofia, per cui si dice proprio che è come se ci fossero, non dico due mondi separati, però, in qualche modo tutto quello che noi vediamo nella finzione, che leggiamo nella finzione, non entra nel mondo reale, e in quel modo possiamo anche un po' allenarci a vivere quella paura nella vita di tutti i giorni, soprattutto mi viene da dire se siamo un po' fifoni o comunque se abbiamo qualche problema con la paura normalmente, e poi è catartico, cioè poi molto spesso, anche se non sempre, anche se non in tutti i libri, anche se non in tutti i film, la catarsi finale, ad esempio, non c'è in un film che proprio per raccontare le cose in diretta ho visto ieri sera che mi ha terrorizzato, che è Creep.
proprio il titolo, insomma, Creep, è un found footage, cioè uno di quei film in cui, a proposito di camera, c'è proprio l'operatore con la camera a spalla che richiama un po', quindi una ripresa anche un po' più grezza rispetto a quella del classico film, e lì la catarsi secondo me non c'è tanto, infatti mi ha lasciato molta angoscia. Una delle cose che tu dici che torna spesso nel tuo saggio è che l'horror è un genere politico. Mm-hmm, sì. In che senso? Perché? Perché tutte le volte che si parla di horror, o molte volte in cui si parla di horror, secondo me si parla, non solo secondo me, si parla comunque di potere, si parla di della nostra società, e si parla di uno stato di cose che l'horror ci permette di vedere meglio, riesce ad amplificare. È un genere politico proprio perché ci fa vedere molto spesso le storture del potere, il fatto che il potere molto spesso sia stato nelle mani di chi noi consideriamo un po' le persone normalmente dalla parte giusta della storia, ma in realtà sappiamo anche che non è così, e quindi l'horror ce lo mostra. Penso ai film di streghe, in cui, come The Witch, in cui c'è questa strega che però in realtà vediamo che viene un po' costretta quasi a diventarlo, e chi detiene il potere in realtà non sta cercando la verità, non sta cercando il bene, e quindi è un genere politico fin da, diciamo, La notte dei morti viventi di Romero, in cui si parlava anche della guerra del Vietnam in qualche modo, e c'è tantissimo quindi del nostro mondo al di là di quello che si pensa. E poi parla molto di noi, parla molto della nostra società, sì, delle nostre paure. Sì, assolutamente, che poi cambiano di società in società e anche di paese in paese, ma sono in qualche modo anche un po', non dico sempre le stesse, però appunto al di sotto dell'horror c'è la paura del cambiamento, c'è la paura della morte, e ci sono paure trasversali rispetto alle epoche, rispetto anche ai film, ai libri e alle zone geografiche. E poi ci sono le specificità delle paure di tutte le diverse nazioni, e assolutamente si parla molto di noi, in qualche modo amplifica tutto quello che c'è nel nostro mondo, riesce anche un po' a farcelo vedere meglio a volte, credo. Un autore, chi scrive, visto che questa, sì, newsletter la leggono anche autori, sì, cosa non può mancare in un racconto, in una storia horror? Quali sono gli elementi che fanno, diciamo, il genere? Allora, secondo me bisogna mettere molta molta attenzione all'ambientazione, e quindi appunto anche nel saggio parlo di classici stereotipi legati all'horror, come la cantina, come la soffitta. Diciamo che bisogna un po' capire che cosa si vuole dire, e magari anche rinnovare tutti questi stilemi del genere. Quindi sicuro l'ambientazione. Ci va comunque un protagonista con cui identificarsi, almeno nell'horror che piace a me molto spesso c'è questo elemento, e c'è anche l'elemento poi molto spesso che secondo me rende forte l'horror del gruppo, cioè del singolo rispetto, magari, visto che parlavamo di horror politico, di horror sociale, rispetto alla società. Quindi bisogna secondo me anche capire che cosa si vuole dire del nostro mondo, e cercare appunto di tirar fuori la propria voce in modo unico, senza paura, tra l'altro, di scavare nelle proprie stesse paure. E quindi ci vanno anche delle paure molto personali da riuscire a inserire. Secondo te perché? Perché nel libro ne parli tanto di questa cosa, del fatto che sul genere ci sono ancora tanti pregiudizi. Secondo, sì, te perché ci sono tutti questi pregiudizi e come si fa a superarli? I pregiudizi ovviamente legati al genere horror, perché quando si parla di generi, ma non vale solo per l'horror, vale, certo, anche per il noir, il giallo, eccetera, non vengono considerati letteratura, non vengono, vengono un po' considerati dei passatempo, dei libretti. Sì, ecco. Secondo me, allora, l'aspetto che condividono un po' tutti i generi in questo è il fatto delle convenzioni, quindi il fatto che ci siano tutta una serie di tappe, tutta una serie di ambientazioni, di cliché, anche se vogliamo, che però possono sempre essere rinnovati, appunto comuni, e quindi si pensa a volte che per questo già sia qualcosa di serie B.
E credo anche per la paura in sé, nel caso specifico dell'horror, proprio perché è un'emozione che magari non viene presa così come letterale, così cinematografica, e rispetto a magari una complessità, una profondità che si attribuisce ad altri generi, ma in realtà noi sappiamo appunto che non è così. E c'è anche il fatto poi del disgusto con cui molte volte si identifica in toto il genere horror, proprio perché succedono anche delle cose spaventose, ma soprattutto un po' raccapriccianti, no? E in realtà l'horror non si identifica solo con il disgusto, c'è tutta una ampia gamma di emozioni che riesce a suscitare, a partire dall'orrore, dal terrore, e anche qualcosa che non ha solo a che fare con ciò che è corporeo. E quindi sì, ci sono dei pregiudizi ancora assai da superare, però credo che di recente, proprio un po' con questa ibridazione di genere, un po' di passi avanti siano stati fatti. Anche proprio nella cultura comune non si identifica più l'horror con soltanto qualcosa di serie B. Titan è riuscito a vincere il Festival di Cannes, e quindi secondo me qualcosa sta iniziando a cambiare, almeno lo spero. Meno male. Allora, Chiara Sinchetto, non aprite quel libro, Las Vegas Edizioni. Grazie mille. Grazie a te. Alla prossima.